Ed eccoci qua, rientriamo così in onda ancora. Benvenuti, bentornati, finalmente ci siamo. Siamo pienamente in diretta in questa mattinata, 11:15 del mattino. È venerdì, ma soprattutto un sacco di news. Oggi parliamo di psicologia in movimento. Ebbene sì, voi vi chiederete a casa: che cos'è? Come? Che cos'è? E noi oggi parliamo proprio con il nostro ospite di oggi. Gli diamo così il benvenuto a Diego Petolla. Benvenuto, ciao Diego. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno Diego, grazie per aver accettato il mio invito, grazie. Grazie a te per avermi invitato. Grazie, come stai intanto? Beh, io direi assolutamente bene, emozionato, bene. Ho le mani fredde, ghiacciate, gelate. Bene, no, vabbè, insomma, siamo tra amici, siamo tutti amici. Tutti amici. Diego, raccontami un po', allora, facile, io la domanda viene spontanea perché siamo curiosi, io in primis perché ovviamente, amici, voi non lo sapete, io chiedo sempre poco ai miei ospiti perché mi piace sapere le cose così, no, dal vivo, in modo che se dovessi avere qualche domanda è spontanea, e quindi come voi a casa mi siete chiesti percorsi psicologici, psicologia e movimento, che cos'è? Chi siete? Come nasce? Prego. Eccoci, allora, noi percorsi psicologici, psicologia in movimento, si tratta di serate informative. Sì. A tema di psicologia, che noi portiamo in giro dal 2014, quindi però quest'anno sono 8 anni, in realtà sono state concepite a fine 2013, e mi ci è voluto un anno per poi raggiungere un determinato risultato, che è quello di portarle in essere, portarle in, certo, a essere fatte. E siamo partiti a Sanguinetto, sì, e poi ci siamo spostati e siamo andati anche a, per esempio, a Bovolone, poi a Doppeano, poi siamo stati a Cerea, sì, poi siamo stati a Veronella e poi siamo stati anche a Gazzo Veronese, se me ne sono dimenticato qualcuno. Però siamo riusciti un po' ad andare un po' in tutta la base, o perlomeno una buona parte in alcuni comuni importanti. A Doppeano, durante la pandemia, prima e durante, ho proposto ed è stato accettato uno sportello di ascolto per il cittadino, perché la pandemia sappiamo che ha fatto dei danni a livello, insomma, certo, e quindi c'era bisogno di aiuto. Eccolo qua, oh, ed che eccolo bello lì. Guarda, così eccolo possiamo lì anche vederlo insieme, quindi eccolo, insomma, lì, con ovviamente il supporto del comune sempre. È bello perché sportello di ascolto non è sempre così scontato, cioè non è la famosa frase fatta qua, ci siamo. Abbiamo iniziato con la presenza, sì, e poi il COVID che continuava a rompere le scatole, certo, e metteva a repentaglio anche la salute delle dottoresse, oltre che della cittadinanza, perché tu vai lì, sei tu per tu, hai la mascherina. Allora abbiamo pensato di provare a farlo online, cioè al telefono. Allora, cosa è successo? Che abbiamo visto che c'è molta più flessibilità e molta più richiesta. Perché? Perché uno magari si vergogna un po', certo, magari hai dalle alle come orario e io non posso, e poi E poi se io posso alle 6 o alle 7 di sera. Allora le dottoresse si sono rese disponibili. Fantastico. Il comune ha detto va bene, e perché non farlo così? E adesso lavorano molto di più di prima. Sono contente loro come dottoresse, il comune in primis, perché dà un grande aiuto, certo, a queste persone. C'è flessibilità, lo vuoi, hai disponibilità il sabato, la sera piuttosto che a mezzogiorno? Ed è meglio così, secondo me. Beh, insomma, bravi, eh? Non è una cosa così, come si dice, semplice. No. Penso che, insomma, mettere in piedi e costruire questo, passami il termine, io lo chiamo progetto, in realtà è molto di più. Ecco, è una cosa bella, non facile, ma soprattutto la domanda è soddisfazioni, cioè, ecco. Appassionante, certo, appassionante. Io nella tragicità, ma non è il termine più giusto, no, perché certo. Chi va da loro sono persone che mostrano la parte più sofferente, certo, la parte sofferente dell'anima. Però dall'altra parte sì, hai una grandissima soddisfazione, perché vedi che quello che fai è apprezzato, è riconosciuto, e sono contente assolutamente le dottoresse con le quali collaboro, ma quando facciamo le serate c'è un'ottima risposta del pubblico. Addirittura, come vedi nel volantino, abbiamo anche uno sponsor molto importante, sì, e l'importanza dello sponsor dà anche, insomma, merito a quello che facciamo, quindi loro ci credono, io ci credo per primo, beh, ci ho sempre creduto, ci credono le dottoresse,
E adesso abbiamo anche Gritti che ci dà una mano. Io l'ho nominato. Lo possiamo dire, no, è giusto, insomma, è giusto. Un applauso ci va. È giusto, perché quel che è giusto è quel che è giusto, è giusto. Sempre. Sono pienamente d'accordo, anche perché ricordiamo che un supporto è sempre importante, soprattutto anche in questi casi. Cioè, ecco, quindi andiamo avanti. Curiosità. Allora, Diego, mi sorge spontanea la domanda. Io ho sbirciato perché qualcosa ho sbirciato. Hai fatto bene. E quindi, percorsi psicologici, psicologia e movimento, ho una data, ho svariate date, però in generale raccontami un po' in ottobre cosa succederà, dove, come, quando e soprattutto perché? Prego. Allora, in ottobre sì. È tradizione che ormai noi siamo ad Oppeano, comune nel quale, come dicevo, abbiamo anche uno sportello di ascolto. E cominceremo con le serate sempre alle 20:45, sempre nell'auditorium. Eccoci qua, grazie. Eccolo regia. Lì. E cominceremo il giovedì 20 ottobre 20:45 con la dottoressa Fatima Tarollo. Si può leggere Specchio specchio delle mie brame, il coraggio di piacersi e di riscoprire la propria bellezza. E qui si toccano tanti temi, tra cui per esempio l'autostima e come ci si vede, come ci si rapporta col proprio corpo, con le proprie paure, certo, di mostrarsi. Ma non vado oltre perché io non sono un tecnico e non vorrei sbagliare neanche spoilerare troppo. Quindi... però voglio invitare a venire a vedere e a venire a provare cos'è una serata che spezza il gradino, a me piace dire così, tra non sono mai andato dallo psicologo, ci vorrei andare, ma ho paura che la distanza, certo, quindi certo. Un contatto visivo, vicino, e capire che sono persone che hanno anche loro le loro paure, le loro emozioni, l'introspezione che hanno fatto e che hanno un'esperienza per poterci dare una mano. Okay? E soprattutto bisogna essere anche, come si suol dire, riconoscere, no, questa cosa, anche perché proprio per questo voi create degli eventi, come stanno proprio dicendo, dedicati a, quindi c'è, cioè, nel senso, per accedere a questi eventi, scusa, devo chiederti per forza questa domanda, bisogna prenotare, è libero, ingresso, come funziona? L'ingresso è libero, sì? Finché c'è posto e certo, non abbiamo ancora un'organizzazione tale per cui riusciamo a fare una prenotazione, perché certo, semplicemente di giorno io il mio lavoro, loro hanno i pazienti, certo, e a volte siamo riusciti questa primavera con Cerea ad avere un servizio prenotazione, ma perché qualcuno al di fuori di noi si è prestato, noi non siamo ancora riusciti, certo, abbiamo questo limite, ma magari lo colmeremo. Libero, comunque è libero. Quindi ora noi abbiamo il giovedì 20 di ottobre, poi il giovedì 27 ottobre andiamo a leggere ancora insieme, quindi insomma eccoci qua, poi giovedì 3 novembre e giovedì 10 novembre, questi sono gli appunti, sì, i quattro appuntamenti, giusto? Sì. Dove ovviamente si può accedere tranquillamente, insomma, senza prenotazione. Sì, ancora una domanda, Diego. Facebook, so che siete molto attivi, percorsi psicologici, psicologia e movimento, eccoci qua, possiamo anche vedere la vostra pagina dove si può cliccare, anzi fatelo anche voi, lasciate il vostro segui in diretta, il vostro mi piace su Facebook e il vostro segui su Instagram. Le cose da dire sarebbero ancora tante. Tantissime. Proprio per questo, visto che insomma c'è tanto da dire, tanto da sapere, cliccate per stare aggiornati sulla pagina, sì, e lasciate l'ultima parola con un invito, insomma, prego Diego, prego. Beh, a me non resta che invitarvi a venire a vedere, a venire a provare, a darci un like sulla pagina e possibilmente a dare anche la vostra sensazione, cosa vi portate a casa poi alla fine di una serata. E l'ingresso, ripeto, è gratuito, saremo qui, saremo anche in altri posti, per sapere dove, quando, come e perché. Che, esatto. Vi invito a mettere il like. E allora grazie Diego per essere stato con noi e mi raccomando, lasciate il like per scoprire tutto, perché oggi è proprio stata una bella chiacchierata, ma le cose da sapere sono tante e quindi ecco, soprattutto se volete informazioni chiamate Diego, tanto Diego io l'ho chiamato anche lui risponde, quindi c'è Diego, il mio telefono e io rispondo, WhatsApp, visto, funziona tutto, sempre attivo. Grazie Diego per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie raga, ancora questo è il buongiorno di questo venerdì 30 di settembre e andiamo con la musica, ci vediamo tra poco. 3, 2, 1, vamos.